Ciao a tutti, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019, ragazzi. Allora, quanto tempo che non faccio un video? È un po' di tempo. Purtroppo, ragazzi, ho avuto alcuni problemini non di salute, ma comunque ho avuto dei problemini e tra una cosa e un'altra non sono riuscito. Allora, qua è già praticamente tutto praticamente pronto da portare via. Mi ero sbagliato, stavo caricando sta roba qua da portare di là per le pizze, ma questi sono i prosciutti, ragazzi, quindi le cosce sono queste qua. E quindi niente, ho dovuto portare per forza di là le altre, e quindi ok, qua è ancora tutto incasinato, come potete vedere. Ho messo questi perché questa, ragazzi, io sta fabbrica qua la voglio vendere, c'entra a fare, c'è troppo casino, troppo ingombro e non si riesce poi a stargli dietro a tutto, quindi adesso sta roba qua c'è e la teniamo e boh, caricheremo poi la roba, incominceremo poi pian piano andare a venderla e boh. La farina l'ho già portata di là, qua come potete vedere sta comunque producendo ancora tutto l'ambaradan. Di qua ho messo le due cisterne per il liquame, come potete vedere, guardate che belle che sono, che adesso di liquame ne abbiamo, ragazzi, una caterva che ci servirà. Di liquame ne abbiamo 329.000 più 55.000 qua e di qua poi non so se è piena questa oppure no, ma andremo poi a vedere. Non credo sia piena. Sì, è piena, ragazzi, piena. Allora, però io adesso voglio andare a un attimino che qui questa, ah ok, era ferma perché avevo fermato il gioco, quindi dobbiamo rimetterla in partenza di nuovo, così vai. Intanto facciamo paglia perché ce ne serve una caterva e mezza. Vediamo un attimino dov'è il nostro camion. Eccolo qua, comunque questo dovrebbe essere esatto. Allora, incominciamo a togliere le cinghie. Merda, eccola qui, perfetto. Allora, ragazzi, incominciamo a mettere dentro la nostra farina. Adesso io, ragazzi, prenderò sempre mano così per fare in fretta, come potete vedere, raccoglie la nostra farina. Non avendo ancora i pomodori, ragazzi, i pomodori non li chiede, ma se io metterò la serra dei pomodori, richiederà anche i pomodori. Ok, dovremmo quasi essere a posto. No, per un cacchio, madonna, ce ne va una roba spropositata di farina, ragazzi. Eh sì, ne abbiamo ben poca. Vabbè, intanto per l'inizio possiamo andare avanti. È che la farina ci va tanto, tanto tempo per farla. Tanto, tanto tempo. Ok, erano 8 bancali, ragazzi, siamo a 31.000. Per iniziare può andare bene. Siamo solo al 14%, E poi dobbiamo mettergli i jambon, che sono questi qua. Dovrebbero almeno essere questi qua. Perché io ho provato con gli altri, ma mi dicevano di no. Esatto. Esatto. Ed è partita la nostra fabbrica della pizza.
come potete vedere, ragazzi, non è difficile caricare tutto l'ambaradan, eh. Noi le mettiamo tutte perché ne abbiamo veramente bisogno, se no sono piene. È piena di shampoo? Sì, queste ne tengono poco. Vabbè, va bene, non è un grosso problema. Facciamo così, le spostiamo e la mettiamo qua, così dopo. Ok, questa è a posto. Pensavo ce ne volessero di più. È farina che ne richiede tantissima. Però il problema è che farina, ragazzi, per fare la farina ci va tanto tanto tempo. Molto molto tempo. Il problema è quello lì. Perfetto. I jambon per adesso sono qua. I zamponizi. Allora, lasciamo per adesso tutto qua. E andiamo da questa parte. Allora, da questa parte qua, anzi, andiamo a vedere, ragazzi, di vendere qualcosa. Su abbiamo i prosciutti. I prosciutti li possiamo andare a vendere esattamente qua. Mulino della stazione. Facciamo che andare a venderli, ragazzi. Andiamo a vendere un attimo. Ok, non ne abbiamo tanti, ne abbiamo 8, quindi... mulino della stazione, andiamo a venderlo, che è lì dietro, come potete vedere. Qua ne abbiamo pochi, così facciamo che venderli e boom, e facciamo un po' di soldini. Poi abbiamo da andare a vendere l'uva. Ragazzi, ci vediamo là. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Siamo qua. Andiamo a metterci sul rimorchio. Perché gira storto sto rimorchio? Quando mi addrizzo si storta, non so per che motivo. Vabbè. E voilà, e qua ci siamo. Perfetto, madonna ragazzi, 100.000, 111.000. Oh. 13.000 ogni banca mezza. Ok, basta quasi 150.000, però ok, primo rimorchio e siamo già a 150.000 quasi, eh? Allora, andiamo giù. Ragazzi, ci vediamo in azienda. Allora, ragazzi, io mi sono fermato un attimo qua perché volevo farvi vedere esattamente questo. Visto che bisognava aspettare un attimino che arrivava l'ambaradan de liqueur. Ragazzi, guardate, ci sono le nostre pizze che sono uscite. Ci metterà un po' a fare le pizze, però... Adesso andiamo a vedere nella nostra azienda, anzi dobbiamo andare a posare questo, lo lasciamo qua, lasciamolo qua, perché vi spiego poi anche per che motivo. Perché, ragazzi, abbiamo un fracco di roba da portare via e vi dico la verità, non ci bastano quelle cose là. Quindi lasciamolo qua, poi vediamo un attimino. Andiamo a prendere il nostro rimorchio del vino. Ragazzi, ho preso questo rimorchio qua che è bianco, invece che 15 di bancali, ragazzi, ce ne stanno 18 sopra. Ok, andiamo un attimino a vedere dove andare a vendere il nostro vino, che ragazzi abbiamo due rimorchi. Allora, 5.440
qua, mulino per grano, ragazzi, è qua vicino anche, quindi possiamo andare. E questo è un po' lungo, è un po' più lungo dell'altro, quindi è anche un po' più difficile da manovrare. Andiamo immediatamente a portare questo, però mi sa che, ragazzi, io ho preso questo, ma non so se è fattibile utilizzare questo, perché è veramente lungo sto cassone, sto rimorchio qua è un po' tanto lungo. È vero, ce ne stanno 18 invece che 15, cioè alla fine ce ne stanno 3 in più, non è che ce ne stiano chissà quanti in più, quindi non so fino a che punto può essere convenevole. Costa un po' di più dell'altro, e voilà, eccoci qua, siamo arrivati, adesso andiamo su e scarichiamo, vendiamo il nostro vino che, ragazzi, è una botta alla siciliana di soldi, guardate quanti. Siamo già a 495.000, perfetto. 517, perfetto. E ragazzi, ne abbiamo ancora almeno un rimorchio da portare, da prendere. Molto bene, molto bene. Abbiamo 400.000 euro di vino, abbiamo venduto. Più o meno. Allora, ragazzi, rieccoci qua nella nostra azienda. Adesso faccio una bella cosa, riempirò, cioè sì, caricherò tutto l'ambaradan, dopodiché lo andremo a portare via, lo riempirò un attimo off camera, ragazzi, perché sennò qua non riusciremo mai a finire, quindi riempio tutto un attimo off camera, a dopo. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Ho caricato tutto, sì, un po' alla cazzo, ragazzi, perché è andata un po' così, ma va bene lo stesso. Andiamo subito a portare il nostro rimorchio. E non è che mi trovo tantissimo bene con sto rimorchio qua, ragazzi, vi dico la verità. È lungo come la Quaresima, le ruote dietro non sterzano, non mi trovo benissimo. Sono, è vero, 18 bancali, ma non mi trovo. Non mi piacerà mai. Boom, 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 boom. È vero. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Siamo a 348.000 venduti. Come arrivo, ragazzi, vende già subito quello che riesce a vendere, poi ne rimangono sempre i primi due davanti, rimangono sempre quelli, non so per che motivo, ma in tutti i rimorchi, in tutti i rimorchi capita così, rimangono sempre i primi due davanti. Ok, madonna, ragazzi, siamo quasi a 1.000.000 di euro. Abbiamo fatto soldi stavolta. E non abbiamo ancora venduto tutto, perché abbiamo ancora un fracco di roba da vendere. Abbiamo ancora l'uva da vendere, che adesso però purtroppo non la possiamo vendere. Quindi nulla si può vendere.
Io però stavo pensando di fare una cosa, di fare un magazzino, però ragazzi, un magazzino, un centro di stoccaggio. L'unico problema è che ragazzi, mi serve un letto come si deve, perché se no non ci sta, cioè non ci sta la roba dentro, quindi è impossibile, cioè, non, c'è un centro di stoccaggio, ma non ci passano i bancali, quindi tanto vale che il problema è quello lì. Ok, allora questo è a posto. Dobbiamo poi vedere, ragazzi, anche qua l'olio, quelle cose lì stanno andando avanti, ragazzi, vediamo poi pian piano di riuscire a vendere anche quello. Adesso, ok, abbiamo venduto un po' di cose assieme. Come potete vedere qua la produzione di olio eccetera va avanti tantissimo, eh. Dobbiamo mettere qua rimorchietti. Stavo pensando se mettere rimorchi grandi. Ce n'è 2, 4, 6, 8. Possiamo mettere anche quelli là, volendo, anche questi qui, perché io questi qua li voglio eliminare da qua, ragazzi, perché guardate quanta roba mi producono. Cioè, adesso queste sono miele intanto la prugna qua, dobbiamo poi metterla tutta di là. Dobbiamo venire a caricare queste qua, portare tutto di là. Non sembra macerne di roba. Ragazzi, vi faccio vedere un'altra bella cosuccia, guardate. Guardate il nostro sametto da frutteto. Guardate che bello che è. 75 cavalli. Ribaltato. Perfetto. Fantastico. Abbiamo ribaltato il sametto. Ho sbagliato il tasto, ragazzi, e abbiamo ribaltato il sametto. Ok. E questo è il nostro sametto, guarda che bello. E se la scheggia abbastanza, fa circa i 28 all'ora, quindi abbastanza. Ok. Allora, carichiamo questo. Andiamo qua. E ragazzi, incomincerò poi off camera, perché farò tutto off camera, perché sennò ragazzi qua non finiamo più. Andiamo intanto a dare un'occhiata un attimino alla nostra Mieti Trebbia, perché mi sa che è ferma, esatto, è ferma. Qua, perfetto, vuotiamola. Ok, allora, qua è tutto vuotato, andiamo un attimino di qua. Allora, come vi dicevo, ragazzi miei, io voglio vendere questa, che è quella delle bistecche, anche perché non riusciamo a stargli dietro, quindi dobbiamo vendere per forza tutto. Volevo poi mettere un'altra fabbrica, vediamo di provare la fabbrica della birra. Allora, questa l'abbiamo venduta. Adesso, ragazzi, dovrò poi caricare il tutto e andare a vendere la roba, perché se no qua non ce la facciamo. Quindi dovrò caricare tutto quanto in questa maniera.
Non così, ragazzi, perché qua sappiamo che ci dobbiamo incriccare ogni 3 secondi, perché sennò non si è contenti. Mannaccia la miseriaccia, ragazzi, oh, che due balle, quando è così. Ok. E siamo arrivati a 1.200.000. Ragazzi, abbiamo soldi, 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 soldi. No, vabbè, adesso non facciamo così perché sennò ci censurano per copyright, per cagaright. Ok, allora, molto bene. Adesso, ragazzi, facciamo una bella cosa. Io intanto caricherò e metterò a posto qua. Nel prossimo episodio vediamo di mettere la fabbrica della birra, ok? Purtroppo ci va anche lì il frumento e in qualche modo faremo. Vediamo di produrre un po' di frumento in più, vediamo un po'. Ok. Molto bene. Ok. Perfetto, e qua ce n'è un altro, ma che poi... Tan. Puff. Avete visto, ragazzi? Equilibristia! Equilibristia! Ok, perfetto. E qui poi venderemo tutto quello che c'è da vendere e questi li porterò da qualche altra parte, li metterò di là. Molto bene, ragazzi, facciamo una cosa, ci salutiamo qua, come sempre un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero, mi raccomando, ragazzi, tanti bei like sotto i miei video. Mercoledì alle 8 di sera, alle 20 ci sarà la live, vediamo se porterò sicuramente Farming Simulator e sto preparando un altro gioco. Lo sto testando più che altro per vedere se posso portarvelo oppure no. Ok? Poi vediamo un attimino se riesco a farlo andare, perché adesso sono rimasto bloccato e non so più cosa bisogna fare. Devo vedere un attimo se risolvo il problema o se no, se devo disinstallarlo, perché un accesso anticipato e tante cose purtroppo non ci sono. Ora, boh, niente, a posto. Dai, ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.